Il sangue, con il suo incessante movimento nelle arterie e nelle vene, è il simbolo stesso della vita. Numerose immagini mitiche vengono legate ad esso, che viene indicato ora come sede dell'anima e della spiritualità, ora come l'espressione degli istinti umani. Costituito da miliardi di cellule in sospensione, è un tessuto liquido che svolge funzioni complesse e vitali, quali il trasporto dell'ossigeno, delle sostanze nutritive e dei rifiuti da eliminare con i reni, l'organizzazione delle difese immunologiche contro i microbi e il mantenimento della temperatura corporea. La molteplicità e l'importanza di queste funzioni giustificano la gravità delle malattie che colpiscono il sangue, alterando meccanismi essenziali alla sopravvivenza. Si capisce pertanto come una delle malattie più gravi dell'uomo sia la leucemia, neoplasia maligna del sangue in costante aumento e che colpisce qualsiasi età, prediligendo in alcune forme l'età pediatrica e giovanile. Si calcola che l'attuale incidenza della leucemia sia intorno al 10-15 per 100.000 abitanti. Siamo all'ospedale San Camillo, l'unico vero policlinico di Roma con tutte le specialità mediche aperte 24 ore su 24. Un complesso che si estende su 23 ettari di superficie, dei quali circa 3 coperti, con una popolazione di circa 140.000 degenti all'anno. Con una accettazione alla quale si presentano ogni giorno fino a 250 malati e un pronto soccorso che cura fino a 200 malati al giorno. Entriamo nel servizio ematologia. Ecco il primario, il professor Antonio De Laurenzi, con i suoi assistenti, i dottori Petti, Montuoro e Pacilli. Il sangue prelevato da una vena è un fluido di colore rosso scuro e di aspetto omogeneo.
Lasciato sedimentare, il sangue si separa in una parte superiore liquida e una inferiore corpuscolata. La parte superiore è un liquido complesso costituito da acqua, sali minerali e molecole organiche. Presenta un colore giallo chiaro ed è detta plasma. La parte inferiore è costituita da cellule, globuli rossi, chiamati anche eritrociti o emazie, globuli bianchi, detti anche leucociti, e piastrine, dette anche trombociti. Mentre i globuli rossi, rappresentando quasi la metà del sangue, sono bene evidenti con il loro colore rosso scuro, i globuli bianchi e le piastrine, dato il loro relativo basso numero, pur essendo depositati sullo strato superiore dei globuli rossi, non sono evidenziabili. La tecnica di centrifugazione con microcapillari viene normalmente eseguita per stabilire il rapporto percentuale tra il volume occupato dai globuli rossi e il sangue intero. Tale percentuale si chiama ematocrito e deve variare tra il 35 e il 40% nelle donne e tra il 40 e il 53% negli uomini. L'osservazione delle cellule del sangue al microscopio richiede che il sangue venga disteso in uno strato sottile, detto striscio, su un vetrino. Quindi il preparato viene fissato e opportunamente colorato secondo la tecnica di colorazione del Mai Grünwalds-Ghimsa. Facciamo ora la conoscenza dei principali protagonisti che compongono il sangue umano. I globuli rossi, osservati al microscopio ottico a 100 ingrandimenti, appaiono come dischi di colorito rosato, più chiari al centro, a contorno regolare, con forma e diametro omogeneo, intorno a 7,2 micron, cioè 7,2 millesimi di millimetro. I bordi, più colorati, che si osservano al microscopio ottico, corrispondono ad un ispessimento della parte più periferica della cellula, che viene così ad assumere la forma di disco biconcavo. Questa forma è posta bene in evidenza se osserviamo i globuli rossi al microscopio elettronico a scansione. Un globulo rosso normale ha il volume di circa 80-95 micron al cubo. Un millimetro cubo di sangue di donna contiene circa 4,5 milioni di globuli rossi o eritrociti, mentre un millimetro cubo di sangue di uomo ne contiene circa 5 milioni. Ciò equivale a dire che nei 5-6 litri di sangue di un adulto circolano da 25.000 a 30.000 miliardi di globuli rossi. Professor De Laurenzi, che funzione hanno i globuli rossi? I globuli rossi hanno una sola funzione, che è quella di trasportare l'ossigeno e l'anidride carbonica mediante un pigmento che è l'emoglobina. L'emoglobina che ne costituisce il componente principale. L'ossigeno si lega all'emoglobina nei polmoni formando l'ossiemoglobina, che è di colore rosso rutilante caratteristico del sangue arterioso. L'emoglobina, cedendo l'ossigeno ai tessuti e legando in parte anidride carbonica, torna come emoglobina ridotta al polmone. Professor De Laurenzi, perché il globulo rosso ha una forma biconcava? Perché in questo modo si realizza la maggior superficie con il minor volume. Questo fatto ha molta importanza se si tiene conto che la funzione del globulo rosso è quella di scambiare attraverso la superficie l'ossigeno e l'anidride carbonica con l'ambiente.
La diffusione dell'ossigeno avviene rapidamente, favorita dalla forma biconcava dei globuli rossi, per le numerose migliaia di metri quadrati di superficie realizzati dai 30.000 miliardi di eritrociti circolanti. Se vogliamo avere un termine di paragone, possiamo dire che la superficie occupata dai 30.000 miliardi di globuli rossi circolanti in un corpo umano è circa la metà di un normale campo di calcio. Continuando l'osservazione microscopica dello striscio di sangue, si possono riconoscere altri componenti cellulari, i globuli bianchi o leucociti. Queste cellule sono in numero molto inferiore ai globuli rossi. In un millimetro cubo di sangue di un adulto sono contenuti da 4.000 a 10.000 leucociti. I globuli bianchi non rappresentano una popolazione omogenea, ma sono costituiti da più varietà di cellule. Il riconoscimento e la suddivisione percentuale sugli strisci di sangue di tali cellule costituisce la formula leucocitaria. I valori normali della formula leucocitaria variano in percentuale per i granulociti neutrofili dal 50 al 75%. Per i granulociti eosinofili dal 2 al 4%. Per i granulociti basofili dallo 0 all'1%. Per i monociti dal 3 al 7%. Per i linfociti dal 20 al 40%. Il granulocito neutrofilo, che per la forma del suo nucleo viene anche chiamato polinucleato neutrofilo, pur essendo unico, si presenta talora con aspetto così segmentato da simulare più nuclei. Si tratta di una cellula dotata di grande mobilità che viene attratta da stimoli chimici, come i prodotti batterici, e interviene nella prima fase di difesa contro i germi. All'ingresso dei germi attraverso una lesione della cute o delle mucose corrisponde quindi un rapido e abbondante reclutamento di granulociti neutrofili che, abbandonando i vasi sanguigni, migrano intorno all'invasore e lo aggrediscono in gran numero. Il granulocita, infatti, giunto a contatto con i corpi batterici, è in grado di conglobarli e digerirli attraverso sostanze litiche. Tale fenomeno è detto fagocitosi. In questo modo uccidono i batteri e degenerano essi stessi formando il cosiddetto pus. Tale fenomeno fa parte dell'esperienza comune e viene facilmente osservato nelle ferite infette. Risulta evidente quindi il ruolo importantissimo di primi guardiani dell'inviolabilità dell'organismo svolto dai granulociti neutrofili e le drammatiche conseguenze legate ad una loro riduzione. I granulociti eosinofili prendono il nome dal caratteristico colore arancio che assumono i loro granuli e che è proprio dell'eosina, reagente usato nella colorazione. Essi svolgono funzioni analoghe al neutrofilo e aumentano caratteristicamente in alcune condizioni patologiche come le affezioni allergiche e le infestazioni di parassiti. Il granulocita basofilo appare inzeppato di grossi granuli scuri. Il suo alto contenuto di istamina svolge un ruolo essenziale nei processi infiammatori. Il monocita è la più grande delle cellule circolanti.
Il suo diametro può raggiungere i 20-30 millesimi di millimetro. Esso si presenta con un abbondante citoplasma tenuamente colorato di blu. L'attività principale del monocita è la fagocitosi, per cui prendono il nome di macrofagi, in contrapposizione ai granulociti che per le loro minori dimensioni vengono chiamati microfagi. Il linfocita ha per caratteristica un aspetto morfologico estremamente semplice. Questa cellula ha un diametro variabile da 6-9 micron ed è detta piccolo linfocita. A 9-12 micron è detta grande linfocita e presenta uno scarso citoplasma basofilo e un nucleo rotondo costituito da grosse zolle di cromatina. Quali sono le funzioni dei linfociti? In passato erano del tutto sconosciute o quasi. Attualmente hanno assunto un ruolo importantissimo nel sistema immunitario, cioè in quel complesso meccanismo che difende il nostro organismo da tutte le aggressioni esterne. Se esaminiamo attentamente uno striscio al microscopio, possiamo individuare dei corpuscoli molto più piccoli delle altre cellule, sono le piastrine. Esse si presentano come una masserella di citoplasma contenente granuli di colore rosso-violetto. Il loro numero è di circa 150.000-400.000 per millimetro cubo. Qual è la funzione delle piastrine? La loro funzione è essenziale nel meccanismo dell'emostasi, cioè in quel processo che impedisce al sangue di fuoriuscire dai vasi una volta che siano lesi. Vediamo ora come si comportano le piastrine nel caso di una lesione. Non appena una lesione interrompe l'uniformità della parete vascolare, le piastrine aderiscono al punto leso con l'aiuto di una sostanza denominata fattore di Willebrand. Assumono inoltre un aspetto dapprima spinoso, collegandosi fra di loro mediante i numerosi prolungamenti citoplasmatici che vengono emessi dal corpo cellulare, aggregazione reversibile, e quindi un aspetto globoso, aderendo perfettamente l'una all'altra, metamorfosi viscosa. Tale aggregazione è irreversibile e costituisce un vero e proprio tappo piastrinico che rappresenta la difesa immediata dell'organismo contro la fuoriuscita di sangue. A questa soluzione di emergenza segue la formazione di una struttura occlusiva stabile, che è il coagulo vero e proprio, prodotto finale dello svolgersi di un complesso processo che porta alla formazione della fibrina, sostanza altamente resistente e insolubile. Abbiamo visto la varietà delle cellule del sangue, le loro diverse funzioni e l'enorme numero di esse. Cosa avviene quando tale equilibrio si altera? L'importanza delle cellule del sangue deriva dal ruolo essenziale alla vita che esse svolgono. Senza globuli rossi l'ossigeno non può essere trasportato. Senza globuli bianchi non ci si può difendere dalle infezioni. Senza un numero adeguato di piastrine il sangue fuoriesce spontaneamente dai vasi con emorragie inarrestabili. La rottura di questo equilibrio fisiologico porta a malattie più o meno gravi, fino a condizioni devastanti e spesso fatali, come le leucemie, che sommano in loro tutte queste condizioni patologiche.
La parola leucemia fa paura e si ritiene che si tratti di una malattia sicuramente e rapidamente mortale. È così? In effetti, fino agli anni 50, la diagnosi di leucemia equivaleva a morte certa nel breve volgere di qualche settimana. Attualmente, i nuovi farmaci a disposizione e la possibilità di attuare una terapia trasfusionale idonea ha migliorato molto la prognosi delle leucemie, permettendo lunghe sopravvivenze, una migliore qualità di vita e in alcuni casi la guarigione, specialmente nei bambini. Questi risultati possono essere conseguiti facilmente? Condizione essenziale per conseguire questi risultati è che i malati siano ricoverati in centri specialistici di ematologia dotati di attrezzature idonee e di personale medico e infermieristico qualificato. Devo ricordare che i centri o i servizi di ematologia sono servizi dove si applica una terapia subintensiva e quindi debbono avere un normale rapporto voluto dalla legge fra numero di personale di assistenza e numero di malati. In un ospedale come il San Camillo, che è fra i più grandi d'Europa, qual è la situazione della ematologia? Lo scorso anno si è soddisfatta un'esigenza molto sentita nell'ospedale San Camillo con la costituzione del reparto di ematologia che è in grado di eseguire le moderne terapie. Certo è necessario ancora fare molto, soprattutto acquistare le camere sterili che sono indispensabili per il trapianto di midollo osseo, terapia moderna delle forme più severe di leucemia e per l'isolamento degli ammalati di aplasia midollare. Lei ha parlato di midollo osseo. Qual è il rapporto del midollo con il sangue? Il midollo osseo produce le cellule del sangue, svolge cioè funzione emopoietica. Il midollo osseo può considerarsi uno dei più grandi organi dell'organismo, dotato di una stupefacente attività riproduttiva e regolato da sofisticati e complessi meccanismi. La funzione del midollo osseo, e cioè la produzione delle cellule del sangue, sarà l'argomento di una prossima puntata.